Buongiorno, oggi parleremo di carte giapponesi e sono particolarmente contento di condividere questo spazio con due persone che sicuramente molti di voi conosceranno, Barbara Cattaneo e Claudia Giostrella. Barbara e Claudia sono restauratrici di opere su carta, materiale librario e fotografico e sono in servizio presso il Ministero della Cultura dal 1999, quando sono entrate insieme nel laboratorio di restauro della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Dopodiché hanno proseguito la loro carriera con altre esperienze professionali sia all'Italia che all'estero. Entrambe hanno partecipato al Japanese Paper Conservation Course a Tokyo e, riportando la loro esperienza, ci accompagneranno in un viaggio esplorativo della carta washi e della tecnica tradizionale di manifattura giapponese, con un particolare sguardo verso il suo utilizzo nel campo del restauro. La carta è uno dei manufatti più versatili che siano stati inventati. Non è un caso se il suo uso, attestato in Oriente a partire dal secondo secolo a.C., si sia diffuso così tanto nello spazio e nel tempo. I frammenti archeologici più antichi risalgono al secondo secolo a.C., ma l'invenzione viene attribuita all'eunuco Xailun, nell'era della dinastia Han, il secondo secolo d.C., e nell'arco di pochi secoli la carta cominciò a essere prodotta anche in Corea e in Giappone, un portato dai monaci buddisti. Per quanto riguarda il mondo del restauro, la carta giapponese e le tecniche di restauro orientali tradizionali sono state introdotte in Occidente a partire da metà degli anni 60, grazie all'interessamento dell'UNESCO e dell'ICROM, dapprima per intervenire sulle opere asiatiche possedute dai musei e dalle istituzioni culturali occidentali, poi per essere adattate anche agli interventi sulle opere occidentali stesse. Seguendo un percorso cronologico, anche l'alluvione di Firenze del 66 ha contribuito alla messa in uso della carta giapponese, grazie anche ai grandi quantitativi di carta che furono donati al nascente laboratorio della Biblioteca Nazionale. Durante gli anni 70 l'importazione della carta giapponese in Europa era estremamente limitata, ma a partire dagli anni 80 è cominciato un periodo di maggiore diffusione e di successo, tanto che a partire dal 1992, grazie proprio al crescente interesse per le tecniche di restauro e per la fabbricazione della washi, è stato istituito il Japanese Paper Conservation Course presso il Tobunken, cofinanziato da ICROM, a cui io e Claudia abbiamo avuto l'onore e la felicità di poter partecipare. Sicuramente avrete sentito parlare di washi, ma anche di hanji, che citiamo anche se non è argomento del contributo odierno, ma perché se ne sta diffondendo l'uso. E entrambe sono naturalmente carte di altissima qualità. Letteralmente washi significa carta del Giappone e hanji carta dalla Corea. Le due carte hanno entrambe aspetti interessanti e utilizzano prevalentemente le fibre del gelso. È un incrocio di Brussonezia kazinoki e Brussonezia papirifera che in giapponese viene tradotto come kozo, mentre in coreano viene tradotto come dak. Le carte però differiscono tradizionalmente per alcuni aspetti, come la stagione di raccolta degli arbusti e il metodo di filtrazione dei fogli. Inoltre anche il territorio di crescita sicuramente ha influenza sulle caratteristiche qualitative finali della fibra. Il kanji della parola washi è composto da una prima parte wa, che indica ciò che appartiene alla cultura giapponese, e la seconda parte shi, che significa carta. Con il termine washi si intende la carta prodotta a mano in Giappone con materiali naturali e con attrezzature e metodi tradizionali. Le varie tipologie di carta washi poi vengono distinte a seconda della materia prima utilizzata, come ad esempio kozogami e gampishi, il luogo di produzione, minogami, udagami, e le specifiche caratteristiche di manifattura, come ad esempio la misugami. Per le sue caratteristiche di unicità, la tecnica tradizionale di produzione della carta washi, come ad esempio la mino washi, nel 2014 è stata dichiarata dall'UNESCO Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità. Le fibre di partenza e i metodi utilizzati per la fabbricazione sono responsabili della qualità finale della carta. È quindi giusto descrivere brevemente le caratteristiche delle specie vegetali maggiormente utilizzate. Il gelso è la fibra più usata.
anche perché è più facile da coltivare ed è disponibile già in natura. Infatti il 90% della carta giapponese utilizza proprio il gelso, che ha anche come caratteristica quella di avere fibre molto lunghe. Gampi invece cresce spontaneo in zone montagnose ed è difficile da coltivare, e lo stesso vale anche per Mitsumata. Entrambe queste due carte sono caratterizzate da fibre più corte e in generale hanno fibre anche più sottili, flessibili e lucide. Quindi le fibre di partenza determinano la tonalità e l'opacità e la compattezza del foglio, oltre sicuramente anche ai metodi di asciugatura e altre caratteristiche che verranno esposte più avanti. Per prima cosa, oltre appunto alle fibre di partenza, la caratteristica dei fogli è data dal metodo di formazione e un ruolo chiave è giocato dall'uso del neri, una sostanza disperdente tradizionalmente estratta per rigonfiamento dalle radici di una varietà di ibisco che in giapponese è chiamato Tororo Aoi. La mucillagine che si ottiene dalla bollitura delle radici è usata appunto come sostanza disperdente, vale a dire una sostanza che è in grado di tenere in dispersione, in sospensione, le fibre di cellulosa all'interno della vasca. Non va confusa con una collatura. Per produrre la washi, le materie prime devono essere preventivamente lavorate. Durante l'inverno, gli arbusti di coso vengono raccolti, lasciando la radice nel terreno per permettere la ricrescita della pianta durante la successiva primavera. I rami vengono cotti al vapore per agevolare la successiva rimozione della corteccia. Viene separata la parte esterna più scura da quella interna di colore bianco, che viene esposta al sole e lasciata asciugare per poi essere di nuovo immersa in acqua per 2 o 3 giorni. La corteccia viene poi bollita in acqua insieme a sostanze alcaline naturali di origine vegetale per ammorbidire le fibre. Le fibre vengono poi di nuovo accuratamente lavate in acqua corrente per rimuovere le impurità. Il processo di raffinazione tradizionale prevede poi la battitura delle fibre con dei martelli di legno fino a creare un impasto omogeneo. Durante questo processo si può apprezzare la lunghezza delle fibre, che viene preservata nonostante l'azione meccanica subita. Questa è una delle caratteristiche che rende la carta washi così resistente. Il risultato è un impasto che viene miscelato in acqua con il neri per facilitare l'omogenea disposizione delle fibre. Si può apprezzare la vischiosità del preparato. L'esperienza del cartaio determina la quantità del prodotto da utilizzare, che può variare a seconda della stagione di produzione e del tipo di carta che si vuole ottenere. Il metodo Nagashizuki è quello utilizzato più comunemente nella manifattura della washi. Si differenzia dal metodo Tamezuki, che si basa sul processo di accumulo delle fibre su un telaio fisso, come nel processo di manifattura occidentale, e viene utilizzato per carte dallo spessore maggiore o con additivi. Letteralmente il termine Nagashizuki significa fare la carta facendo scorrere e scuotendo, e permette all'artigiano di avere il pieno controllo dello spessore del foglio. Il cartaio dispone l'impasto in modo uniforme su un telaio mobile attraverso movimenti ritmici avanti, indietro, destra e sinistra, frutto di anni di esperienza e manualità. Il telaio mobile chiamato Suketa è molto flessibile per permettere la posatura del foglio dopo la filtrazione delle fibre. È composto da una struttura lignea su cui è appoggiata una stuoia di fibre di bambù cucite a mano tra di loro. Il telaio viene staccato dalla cornice di legno che lo sostiene e il foglio viene appoggiato su un piano di legno. La presenza del neri impedisce ai fogli di attaccarsi tra di loro, per cui non è necessaria alcuna interfoliazione come in altri metodi di produzione. La pila di fogli viene poi pressata per eliminare l'acqua in eccesso. Quando i fogli hanno perso circa l'80% di acqua,
vengono separati dalla pila e singolarmente appoggiati su tavole di legno. Questa operazione viene seguita con l'aiuto di un pennello per evitare la formazione di pieghe. Per completare l'asciugatura, i pannelli con i fogli vengono esposti al sole. Il risultato dell'insieme di queste azioni è un foglio dalle caratteristiche uniche per la morbidezza, resistenza e flessibilità. Grazie al metodo di feltrazione, alla qualità delle fibre e alla loro lunghezza, nonché all'azione del neri, il foglio di washi presenta caratteristiche di resistenza e compattezza anche quando è bagnata, come vediamo in questo video filmato durante il workshop di fabbricazione della carta presso il Museo di Mino, che è uno dei momenti formativi tanto importanti quanto divertenti del JPC. Nel campo del restauro possono essere utilizzate varie tipologie di carta. Quelle di Kozo sono le più utilizzate, accanto a quelle di Mitsumata e Gampi, anche se queste ultime sono prevalentemente sottili, molto lisce e traslucide. La canapa e la cellulosa, estratta dalle conifere, trovano anch'esse impiego, così come è ormai frequente, soprattutto per una questione di contenimento dei costi, l'uso di Kozo importato dalle Filippine. Il nome delle carte identifica quasi sempre il luogo di produzione, come per esempio Minogami o Minoshi, identifica la carta prodotta nell'area di Mino, e in particolare l'area di Mino è l'area in cui è stata ritrovata la carta più antica, con frammenti databili all'inizio dell'VIII secolo. I veli, quando sono preparati a mano, difficilmente hanno una grammatura inferiore ai 9 grammi al metro quadro, mentre quelli a macchina, che sono venduti anche in rotolo, anzi prevalentemente in rotolo, arrivano ai 5 grammi. Le carte utilizzate per il mending, invece, vale a dire per il risarcimento delle lacune e l'imbrachettatura, variano dai 20 grammi agli 80 grammi. All'interno della gamma esistono carte speciali come l'Audagami, proveniente dalla prefettura di Nara e realizzata secondo il metodo Tamezuki. È una carta caricata con una componente minerale proveniente dalle acque argillose di produzione, ricche dunque di calcio e caolino che la rendono liscia e compatta. E ne diminuiscono tra l'altro la trasparenza, oltre ad aumentare la stabilità dimensionale dei fogli. Lo stesso vale anche per la carta Mizugami, che è impiegata come foderatura finale per i rotoli per lo più. E alla cui polpa di Kozo viene addizionato il Gofun, che è un pigmento a base di calcio proveniente da conchiglie macinate, in particolare da ostriche e capesante. E questo conferisce alla carta il tipico candore. Mentre il fatto che i fogli vengano stesi direttamente sulle assi di asciugatura al sole, assi di legno direttamente al sole subito dopo la formazione del foglio, ne determina la morbidezza. La washi viene usata per tutte le operazioni di restauro tradizionale, dal rinforzo delle parti danneggiate tramite striscioline, pratica che viene chiamata orefuse, alla foderatura con veli e fogli di spessore variabili, a seconda della funzione, cioè che sia la prima, la seconda, la terza foderatura, e anche dall'oggetto da trattare, per esempio un rotolo da appendere, un paravento, oppure un rotolo da tenere in mano, chiamato kansu, che è il facsimile che gli allievi realizzano durante il JPC. Per quanto riguarda le opere occidentali, l'introduzione della carta giapponese è stata una vera e propria rivoluzione. La washi, per metodo di formazione, non ha una forte direzione di fibra e in più ha come caratteristica la, tra virgolette, vergatura che la rende simile alle nostre carte antiche, ma allo stesso tempo l'aspetto delle fibre la rendono individuabile, quindi il restauro è tracciabile, non sconfina mai nel limitativo. Inoltre è possibile portarle a tono con colori vegetali, come e anche acquarelli, acrilici, pastelli, quindi si presta molto bene al ritocco. Le immagini e i video, dove diversamente è indicato,
sono stati prodotti dalle autrici durante le due edizioni del JPC 2012 e 2019. Indichiamo di seguito alcuni contenuti per un approfondimento ulteriore di questa affascinante tecnica di produzione della carta. Grazie per l'attenzione. Arigato gozaimasu. Barbara e Claudia sono state estremamente chiare nella loro esposizione e a questo punto voglio solo fare alcune puntualizzazioni che derivano dalla mia personale esperienza di tutti i giorni. Nella scelta della carta più adeguata per un lavoro di restauro, di conservazione in generale, occorre considerare non solo le caratteristiche intrinseche della materia prima, ma anche il procedimento che vogliamo usare e l'opera oggetto di interesse. Esiste un'offerta piuttosto variegata di carte giapponesi che possono essere usate per diversi scopi, non solo per il restauro e la conservazione di materiali cartacei o fotografici, ma anche per operazioni inerenti al restauro di affreschi, dipinti e quant'altro. Ad esempio, per il restauro di un'opera in carta di grande pregio si userà una carta giapponese adeguata, magari fatta a mano, ma con delle caratteristiche estetiche tali da renderla compatibile con l'opera in questione. Invece, per operazioni come velinature, impacchi o per tutte quelle operazioni su materiali lapidei o dipinti, è più opportuno orientarsi su carte lavorate a macchina, sicuramente di buona qualità, ma dal costo decisamente minore. Una caratteristica che in particolare nelle carte fatte a macchina è piuttosto evidente è quella di avere un lato più liscio e lucido e l'altro più ruvido. Ecco, questo è opportuno tenerlo bene a mente nella scelta di una carta perché incide molto non solo nel procedimento del lavoro, ma soprattutto nel risultato finale. Infine, mi volevo soffermare su un aspetto molto importante. Quando si individua un determinato tipo di carta, occorre avere presente che le sue caratteristiche, per ovvi motivi, non sono costanti nel tempo e ci possono essere differenze nel corso degli anni. Abbiamo visto che la realizzazione di una carta giapponese è un processo molto legato alla stagionalità. Pertanto, sebbene i produttori facciano molta attenzione a mantenere stabile il risultato finale, ci possono essere delle piccole differenze, ad esempio nel colore o nella sensazione al tatto, tra una produzione e l'altra. Questo perché ci sono delle variabili legate al raccolto, alle modalità produttive, alla manualità degli operatori che fanno sì che negli anni ci possono essere delle differenze. E questo vale non solo per le carte fatte a mano, ma anche in parte per quelle fatte a macchina. Quindi, quando si sceglie un determinato tipo di carta giapponese, non è detto che l'anno successivo le sue caratteristiche siano esattamente le stesse. Bene, per oggi abbiamo finito. Spero che questo video vi possa risultare utile per orientarvi nel mondo delle carte giapponesi che, come abbiamo visto, è piuttosto complesso e possa aiutarvi nella scelta del materiale più appropriato per le vostre esigenze. Un saluto e a presto!